Ciao a tutti da Luca, bentornati al canale, in tutti i sensi lo possiamo dire. Siamo in Svezia, a Stoccolma. Questa è solo una tappa di passaggio. Domani prenderò un volo interno che mi porterà in Lapponia, all'aeroporto di Kiruna. Da Kiruna prenderò un bus che mi porterà a Nikkaluokta, dove inizierà questo mio trekking che durerà 8 giorni. Sono venuto qua in Svezia da solo. Non si tratta assolutamente di una cosa estrema, di un'esperienza estrema, una cosa fattibile per tutti. Magari aggiungerò qualche difficoltà in più perché ho intenzione di salire la vetta più alta della Svezia, di cui ve ne parlerò meglio nei prossimi giorni. A tal proposito avremo sicuramente molto tempo per parlarvi, vi spiegherò tutto e vedremo assieme come affronterò questo trekking. E niente, ho già dato un'occhiata alle previsioni, i primi giorni le previsioni non sono per nulla buone. Speravo di partire col piede giusto, sapevo comunque che avrei preso pioggia, vento e freddo, questo faceva parte del gioco, però mi sarebbe piaciuto iniziare con del tempo stabile. Quindi ragazzi, ci rivediamo domani direttamente in Lapponia. Ciao! Oggi è l'ultimo giorno della civiltà per qualche giorno, per almeno 8 notti diciamo, per almeno 8 giorni. Oggi vado a Kiruna e a Kiruna ho una missione molto importante da compiere, cioè recuperare le bombolette del gas. E sono molto tirato coi tempi, in realtà potrei trovarle anche al punto di arrivo a Nikkaluokta, ma essendo un paesino molto piccolo non so, non mi fido e preferisco essere sicuro e comprarle a Kiruna. Ok ragazzi, sono a Kiruna, siamo già in Lapponia, missione compiuta, le bombole le ho appena comprate. Devo dire che in Svezia è tutto precisissimo, funziona tutto alla perfezione. Adesso ho ancora un'oretta di tempo prima di prendere l'autobus per Nikkaluokta e quindi mangerò qualcosa. Dall'aereo lo scenario era impressionante, bellissimo, esattamente come mi immaginavo. Siamo nella fase di passaggio dai colori dell'estate a quelli dell'autunno, quindi una natura incredibile, spazi infiniti, boschi infiniti e colori pazzeschi. Oggi mi concedo la pizza, poi per 8 giorni a stecchetto. Nikkaluokta. Eccomi ragazzi all'inizio del mio trekking di 8 giorni. Scusate se c'è un po' d'acqua, ma come vedete piove. Il meteo è assolutamente non a mio favore, piove di brutto, ci saranno 7 gradi, però il morale è alle stelle perché l'ambiente si vede che è bellissimo, i paesaggi sono incredibili. Il viaggio da Kiruna a Nikkaluokta è stato fantastico, era pieno di renne che attraversavano la strada, foreste infinite, veramente bellissimo. Comunque, il trekking che farò sarà in parte, mi porterà fino ai piedi del Kebnekaise, che è la montagna più alta di Svezia, che proverò a salire. Poi proseguirà per ancora una ventina di chilometri fino a ricongiungersi col Kungsleden. Il Kungsleden è un percorso molto famoso in tutto il mondo. Potremmo considerarlo una specie di cammino di Santiago della Lapponia. Sono 440 km in totale, quindi io ne percorrerò un pezzettino. Chi ha parecchio tempo a disposizione può percorrerlo tutto, ci vorrà almeno un mese. Io percorro la parte diciamo più popolare, quella più conosciuta, nonché quella che dicono sia anche la più bella a livello paesaggistico. Il Kungsleden parte da Abisko e si conclude nel villaggio, mi pare di Emawan si chiama il villaggio o qualcosa del genere. Io invece parto da Nikkaluokta e arrivo da Abisko. Niente, sarà un percorso tendenzialmente abbastanza pianeggiante, non ci saranno grandissimi dislivelli a parte il Kebnekaise. Oggi lo considero il giorno zero, perché più che un giorno di cammino è un giorno di avvicinamento. Percorrerò 3 km, 3 km e mezzo e ho intenzione poi di piazzare la tenda sulla riva di questo lago che è qua abbastanza vicino, che mi sembra un posto abbastanza adatto per campeggiare, e per avvicinarmi un pochino alla Kebnekaise Fall Station, che sarebbe il rifugio ai piedi del Kebnekaise, dove andrò domani. Approfitto anche dell'occasione per invitarvi ovviamente ad iscrivervi al canale, mettere like, commentare, seguirmi su Instagram, Instagrammare, eccetera eccetera. Vi ringrazio anche per la compagnia virtuale che mi farete. Ok,
prima fauna selvatica, un grosso leprotto, non so se si vede, eccolo lì, una grossa lepre. Uno è arrivato qui. Questi sì che sono dei letti di muschio già pronti. Sofficissimo. Ecco, in questo magnifico scenario farò il primo dei tanti rifornimenti d'acqua corrente che berrò durante questi 8 giorni. Acqua di Lapponia. Allora, l'abbigliamento del giorno, come potete vedere, giacca in Gore-Tex antiacqua, si protegge anche dal vento, acqua e vento nemici numero uno in questi trekking, pantalone antiacqua, zaino da 100 litri con protezione antiacqua. La cosa importante è assolutamente evitare di bagnarsi. Comincia a intravedere il lago, nonché il posto dove ho intenzione di provare a campeggiare stanotte. Il lago è abbastanza grande, quindi proseguirà lì dietro. Dietro lì ci sono degli edifici. E diciamo che per i più pigri, nel caso veniste a fare la salita al Kebnekaise, per arrivare a Kebnekaise Fuel Station, c'è una barca che vi permette di accorciare il percorso di circa 6 km. Per i più pigri, io non la prenderò. Ecco le barche di cui vi parlavo prima. Guardate che posto spettacolare. Che lago bellissimo. Ecco il posto per la notte. Lì c'è una linea di confine, probabilmente di una proprietà privata. Oltre quella linea bisogna pagare 150 corone per piazzarsi con la tenda e si possono utilizzare dei servizi tipo un bagno, poca roba, insomma. Io mi piazzerò qui. Molto carino, peccato che sia veramente umido. Piove di brutto. Sarà una bella nottata, che vi devo dire. Cominciamo col piede giusto, insomma. Bene ragazzi, la tendina è montata. Il posto è magnifico, ma la domanda in questi casi non è se la notte sarà una grandissima merda, perché ovviamente lo sarà, ma quanto sarà una merda, a che livello? Perché io sono fradicio, spero che la mia tuta antiacqua mi abbia protetto bene, spero che la tenda mi protegga bene tutta la notte. Adesso proverò ad entrare dentro e cercare di creare un attimo di situazione di asciutto, mettermi qualcosa di caldo addosso. Che dire, bellissimo, spettacolare. Ragazzi, siamo a nord del circolo polare artico, incredibile. Bene, devo dire che ho percorso 5 km e la situazione è già fortemente critica, perché sono fradicio completamente, ho tutta la roba fradicia, piove che Dio la manda. Sinceramente non so neanche come farò ad asciugare qua quel tutto. Se smettesse sarebbe una zona ottimale per accendere un fuoco e potermi asciugare. Purtroppo non credo che smetterà, perché piove veramente bene e le previsioni davano pioggia oggi e anche domani. Il problema è che se domani è un'altra giornata così è dura, perché non riuscirò ad asciugare nulla. Beh, in queste situazioni la cosa migliore da fare è sicuramente avere un atteggiamento propositivo e positivo. Ci si accontenta di poco, basta soltanto anche mettersi una maglia asciutta, qualcosa di caldo, prepararsi un tè, trovare una situazione di pseudo comfort. Chiaramente qua la soglia di comfort si abbassa
radicalmente, essendo in una tenda sotto l'acqua al freddo. Però quando hai un maglione del genere, come fai a non essere positivo? Ma che bello, c'ho anche le renne sopra, un bel maglione di lana. Comunque ho dato un'occhiata alle previsioni e sembrerebbe che dovrebbe tendere al miglioramento. Forse dovrebbe tirare anche vento, il che renderà sicuramente la cosa più fredda, ma la cosa positiva è che potrebbe asciugare tutto quanto. Fortunatamente è tutto, diciamo, sì, l'abbigliamento antiacqua è fradicio, però il resto è tutto abbastanza in ordine. Quindi adesso mi preparerò qualcosa e se smettesse di piovere sarebbe bello anche uscire fuori, magari a fare qualche bella ripresa, qualche foto. Non ho ancora tirato fuori la mirrorless, sto andando avanti solo con la GoPro finora. Questo essere propositivi, il tè caldo. Un po' di timore per quello che avrò da affrontare i prossimi giorni. Alla fine qui le condizioni climatiche sono molto simili all'alta quota da noi, quindi il clima è molto variabile, può variare repentinamente. Tra l'altro il circolo polare artico è una linea immaginaria al di sopra della quale si può osservare il sole di mezzanotte, cioè il giorno perenne. Qua siamo già abbastanza in alto, il circolo polare artico. Comunque dovremmo avere anche qui parecchie ore di luce ancora, nonostante siamo ai primi di settembre. Da quanto mi pare di aver capito, il buio completo arriverà dopo le 11. Comunque già cominciano ad esserci delle ore di buio completo. E da una parte è una cosa positiva, perché potrebbe esserci la possibilità di vedere l'aurora boreale. Chiaramente se piove così ed è nuvoloso, ovviamente le nuvole copriranno l'aurora boreale, quindi non c'è possibilità di vederla. Però in caso di schiarite penso che mi toccherà fare anche delle levatacce per stare sveglio e riuscire a cogliere eventualmente il momento in cui sarà eventualmente possibile vedere l'aurora boreale, anche se non è detto, quindi cioè, insomma, deve andarmi anche un po' di culo. Non è che posso stare tutte le notti sveglio ad aspettare l'aurora. La mia prima cena è in Lapponia. Semolino con legumi. Davanti a me sono già imbiancate, praticamente a circa 200 metri di altezza oltre la mia quota ha nevicato. Beh, qui in Lapponia l'acqua si può bere praticamente ovunque, l'importante è che sia acqua corrente. È freddo. Bene, direi che per il giorno zero è finita. Ora non devo fare altro che infilarmi nel sacco pelo e scaldarmi il più possibile e cercare di dormire un po' di ore. Ci rivediamo domani, si spera, per un giorno migliore. Good morning! Breve resoconto della nottata, direi che è andata bene perché comunque sono stato abbastanza al caldo e sono riuscito a dormire anche discretamente, però un quantitativo d'acqua impressionante, ha piovuto praticamente tutta notte a parte qualche interruzione, e meno male che questa doveva essere la parte della Svezia dove ci sono meno piogge. Sta iniziando a smettere adesso e sono le 7:10 del mattino, dalle 4 in poi ha diluviato tutta notte. La mia tendina è stata veramente messa a dura prova, è satura d'acqua, è pieno d'umidità ovunque, però non sono bagnato, quindi missione compiuta direi.
E adesso mi preparo colazione. Ho visto già uno sprazzo di cielo azzurro, quindi magari riuscirò a fare qualche foto, a fare qualche ripresa fuori finalmente. E poi oggi mi metto in cammino verso la Kebnekaise Fuel Station, ai pisi del Kebnekaise, la montagna più alta della Svezia. La montagna più alta della Svezia sono 2200 metri. È la montagna, oltretutto, in Europa più alta al di sopra del circolo polare artico. Quindi al di sopra del Kebnekaise, andando verso nord, in Europa non ci sono montagne più alte. E se riesco vorrei anche allungare un po' il giro e andare a Tarfala, che è un posto magnifico. Ho visto delle foto dove c'è questo lago e queste lingue del ghiacciaio del Kebnekaise che si riversano all'interno di questo lago. Quindi l'obiettivo oggi è una bella camminata abbastanza lunga. Speriamo che finalmente abbia smesso e che si possa fare. Bene, ho impacchettato tutte le mie cose, sono pronto per la partenza. Oggi ci sarà un po' da camminare, però si sta da Dio adesso, finalmente un po' di sole. Speriamo che mi asciughi un po' anche tutta la roba, perché ho ritirato tutto un po', insomma, asciugato alla buona, ma è tutto umido. Sono circa a 7 km dalla Kebnekaise Fuel Station. Come vedete sta piovendo, tanto per cambiare. Questo che sto percorrendo è un percorso molto frequentato e molto popolare dagli svedesi, perché porta alla montagna più alta del paese, quindi è normale che sia molto frequentato. Non so se riuscite a vederlo, ma lì in fondo c'è il rifugio, la Kebnekaise Fuel Station. Io resterò a dormire l'intorno più o meno. Il Kebnekaise dovrebbe essere quello, che oggi è un po' coperto dalle nuvole. La vegetazione qua è prettamente bosco di betulla. Sono betulle abbastanza striminzite, sono un po'... non si sviluppano molto in dimensione, restano molto piccole. Probabilmente qua l'ambiente è abbastanza ostile, soprattutto in inverno, quindi non si sviluppano granché. Attualmente sono a circa un paio di chilometri dal rifugio, dove messerò la tenda in prossimità di una bella striscia delle Pezzole, in direzione del Kebnekaise. Adesso invece volevo provare ad andare a Tarfala, che è una zona molto bella dove ci sono questi ghiacciai che si tuffano in un lago. Sono ghiacciai appunto del Kebnekaise,
sono 6 km, ho già lasciato qua lo zaino, tutta la roba pesante ho portato dietro il minimo essenziale, provo a fare una cosa un po' agile, un po' veloce, a vedere di riuscire ad arrivare e tornare in tempo. Certo, senza zaino si viaggia molto più veloce, è un altro viaggiare completamente. Ma qui in Lapponia piove sempre, cazzo, è un continuo. Pioggia, vento, pioggia, vento, pioggia, vento, pioggia, vento. Rapido, rapido. Muy rapido. Anche questo giro qua non sarà la salita al Gebenekaise, però è in salita anche lui. Mi mancano poco più di 2 km, quindi ormai mi conviene arrivare. Qua si cominciano a vedere i ghiacciai di sopra, qualche pezzo di ghiacciaio. Lì tutto il percorso che ho fatto. Cazzo, cazzo, cazzo. Dove studiano il ghiacciaio, perché questo è un ghiacciaio fatto alle gresse, il ghiacciaio del mondo. Ci sono quasi, mamma mia che freddo, che vento pazzesco. Devo dire che non è stata un'ottima idea. Lì al lago c'era una bufera pazzesca di vento e ghiaccio. Eccomi nel secco pelo, non ho partecipato molto attivamente stasera, ma ero veramente provato dalla giornata. Sono qui vicino al rifugio del Gebenekaise. Ho avuto bisogno di prendere una birra per darmi un po' di conforto, perché oggi ho fatto una 30 km e gli ultimi 12-14 km per andare a Tarfala sono stati veramente massacranti e mi hanno proprio anche distrutto un pochino a livello psicologico, ed è solo il secondo giorno. Sapevo che i giorni peggiori erano quello di oggi e quello di domani, perché sono quelli più impegnativi a livello fisico. Per fortuna, vabbè, qua c'è il rifugio, come dicevo, potenzialmente chi volesse fare il Kungsleden può farlo anche appoggiandosi esclusivamente ai rifugi. Io chiaramente ho deciso di fare questa scelta di affrontarlo in modo completamente autonomo. Sono super organizzati, questo qua in particolare veramente, vabbè, è super lusso, c'è dentro di tutto, dalla sauna, le docce, camere, tutto quanto, quindi non manca nulla. Bene, ci rivediamo domani. Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente splende il sole, che figata. Oggi è la giornata perfetta, non c'è una nuvola e devo salire sul Gebenekaise. Lo vedete alle mie spalle, non so esattamente uno di quelli, ma penso che sia quello più da quella parte. Ho noleggiato un paio di ramponi che
serviranno, non serviranno, non si sa. L'ultimo pezzo, diciamo, l'unico pezzo su cui potrebbero essere necessari sono gli ultimi 150 metri sostanzialmente. In base alle condizioni della neve e del ghiaccio potete vedere se noleggiarli o meno. A me è stato consigliato di noleggiarli anche perché da due giorni che non sale gente sul Kebnekaise causa maltempo, quindi non abbiamo riferimenti, mi hanno detto noleggiali se vuoi essere sicuro di arrivare sopra, onde evitare di scivolare giù dal versante. Comunque, finalmente una giornata incredibile, freddissimo, fa freddo, stamattina per terra c'era già la brina, però si sta bene, dopo due giorni di meteo davvero brutto, questa è una benedizione. Bene, ci sarà da divertirsi, oggi forse è il giorno un pochino più duro, si parla di 10 ore andata e ritorno per scalare la cima, e ci rivediamo dopo. Ma qui possiamo già vedere una parte della valle del percorso di domani, l'1 e mezzo, domani passerò l'1 e mezzo fino a ricongiungermi col percorso del Kungsleden. Ho percorso circa 4,30 km, quindi dovremmo essere all'incirca a metà del percorso. Il dislivello non è ancora fatto moltissimo, comunque sto bene, le gambe vanno, sono un po' male alle ginocchia, ma comunque va bene. La giornata continua ad essere eccezionale, speriamo che resti così, fino alla cima. Come potete facilmente intuire da questa paletta, gelata, qua quando fa freddo forte. Sicuramente la bufera che ha fatto ieri, che ho incontrato a Tarfala, qua sicuramente ha tempestato in modo molto più violento. Pazzesco, ghiaccio. Notevole. Allora, aggiornamento, siamo a 1630 metri, sarebbe diciamo un buon punto, peccato che da quanto so tra poco ci sarà da ridiscendere per poi risalire, quindi non so quanta quota perderò, spero meno possibile, e penso che sarà qua abbastanza vicino al punto in cui c'è la perdita di quota. Ecco la cosa che più odio, scendere per poi risalire. Di là e poi si risale fino alla cima, che credo sia quella. Sono giunto in fondo alla conca, 200 metri di dislivello li abbiamo regalati, così un po' come quando giochi a Monopoli ti dicono di andare in prigione senza passare dal via. Adesso inizia la salita pura, quindi 800 metri. Devo dire che dai video che avevo visto sulle salite al Kebnekaise a settembre non avevo mai visto così tanta neve, sinceramente, quindi il maltempo degli scorsi giorni anche qua ha portato veramente un sacco di neve. È stato abbastanza brutto fare quel pezzo scendendo, infatti ci sono le ragazze che ridono sopra perché stanno facendo un sacco di scivoloni anche loro. E niente, comunque anche qua il paesaggio è stupendo. Non vorrei assolutamente trovarmi qua con una bufera di neve perché sembra veramente un postaccio. Guardate quanti alpinisti che vogliono salire sul Kebnekaise. E qua c'è un bivacco abbandonato in rovina, sembra, mezzo distrutto. Sotto si vede tutta la valle. Mancano 15 minuti per la cima. Come al solito, andato con grandissimo culo, è arrivata la solita nuvola fantoziana a non farmi vedere un cazzo. Spero che si dissolva al più presto. Ci vediamo in cima. Ecco lì il tetto di Svezia. Manca pochissimo ormai. Sono abbastanza stanco.
So che non si vedrà molto, ma sono sulla cima più alta di Svezia, il Kebnekaise. Yeah! Qua sotto c'è un ghiacciaio spettacolare, bellissimo. Peccato che non si riesca a vedere un cazzo. Conquistato, yeah! I svedesi festeggiano, urlano, sono gasatissimi di aver raggiunto la loro montagna più alta. Ok, upp till Pontus och Peter. Sono praticamente tornato al campo base. Oggi ho percorso 19 km, 2200 metri di dislivello. E niente, direi che è andata bene, sono un po' stanco, però da domani teoricamente siamo un po' tra virgolette in discesa. Questo era l'itinerario più faticoso. Beh, credo che una birra me la sono meritata, quindi adesso andrò a bermi la mia meritata birra e ci rivediamo domani. Finendo di impacchettare le ultime cose e poi sono in partenza. Oggi vado a Singi, dovrebbero essere 13 km. Probabilmente magari proseguirò un pezzettino, adesso vedo. E tutti i giorni questa è la tiritiera.
Sono ormai in prossimità del rifugio di Singi, che rimane lì in fondo. L'ambiente è molto lappone. Ho visto le prime renne al pascolo, bellissimo. È pieno di laghetti, di corsi d'acqua. È un ambiente molto alpino qua, è pieno di mirtilli ovunque. Ne ho fatto anche una bella raccolta prima per placare un pochino i morsi della fame. E niente, adesso io proseguirò oltre Singi, non so come si pronunci. Andrò avanti ancora penso per un chilometro, in modo da riuscire ad avere delle distanze anche per i prossimi giorni un pochino equilibrate. Ecco lo spot che ho deciso di utilizzare per la mia terza notte. Adesso siamo ufficialmente sul sentiero del Kungsleden, il cammino del re. È tutto molto ben segnalato. La giornata di oggi è andata molto bene, il tempo è stato stabile, sono stanco, più che altro le spalle affaticate, perché trasportare lo zaino così pesante per tutti questi chilometri è abbastanza faticoso. Il percorso è semplicissimo, non presenta alcun pericolo, quindi è adatto a tutti, dislivelli molto modesti, però sì, la cosa che rende il tutto molto faticoso è lo zaino. Se pensate di campeggiare per 8 giorni, quindi vi dovete portare dietro cibo, tende, tutto il materiale, sicuramente un po' le spalle ne risentono. Le gambe viaggiano, anche se gli scorsi giorni ho macinato chilometri di dislivello, viaggiano. L'unico problema è questo. A proposito di zaino, siccome so che mi chiederete probabilmente di far vedere cosa c'è nello zaino, vorrete sapere in cosa consiste l'attrezzatura che vi dovete portare per 8 giorni in autonomia, adesso ve lo farò vedere. Intanto monto la tenda e poi dopo vediamo cosa c'è nello zaino. Dunque, dicevamo, cosa c'è nello zaino? Cosa ci sarà mai in questo zaino? Allora, cominciamo dall'abbigliamento. Come abbigliamento ho preso un pantalone 4 stagioni da trekking, quindi un pantalone lungo abbastanza impermeabile. Cazzo, ci sono i moschini, quelli della Lapponia, maledetti. Eppure dovrebbe essere finita la stagione, forse perché sono vicino al fiume, ai laghi, quindi ci sono questi moschini maledetti. Dovrò stare un po' attento. Comunque, pantalone 4 stagioni, una camicia. Sotto la camicia una maglia intima di lana merinos. Lana merinos è ottimale perché vi tiene caldi quando fa freddo e vi tiene freschi quando fa caldo, in teoria. Per me la cosa principale è che non mi fa puzzare come un cinghiale, perché io quando indosso l'abbigliamento sintetico tendo a puzzare, quindi figuriamoci qua 8 giorni lavandomi quella come capita, morirei io stesso per la mia stessa puzza. Giacca in Gore-Tex, la mia giacca d'alpinismo. Questo è un guscio che mi rende invincibile a tutto, è una figata assoluta. Il Gore-Tex Pro è il Gore-Tex quello più resistente. Non stiamo parlando di marchi, non parliamo di marchi perché non si fa pubblicità, non mi sponsorizza nessuno, quindi i marchi non li cito. E niente, poi all'interno dello zaino un materassino gonfiabile, un sacco a pelo in piuma che pesa 1,1 kg, questo l'ho appena comprato, e questo sacco a pelo resiste fino a 0 gradi, quindi un sacco a pelo invernale diciamo. Un cuscino gonfiabile, e questo è lo scomparto notte dove inserisco poi anche la tenda. Poi power bank, il mio Out Xe da 20.000 mAh, vari cavetti per caricare USB, orologio, GPS, un cordino che può tornare sempre utile nel caso mi si rompa nella cedere scarpe, per stendere dei vestiti bagnati eccetera eccetera, torna sempre utile un cordino. Poi lo zaino è uno zaino da 100 litri,
Kit di primo soccorso. Immondizia. Kit di primo soccorso con dentro tachipirina, qualche medicina, insomma, quello che vi può servire all'occorrenza. Un piccolo asciugamano. Un coltello. Un raccoglitore di schede SD. E basta, un altro caricatore per la fotocamera. Chiudiamo qui. Tasche laterali. Salviette. Sacchetto che uso per la spazzatura. Del tabacco, mi sono portato anche del tabacco perché mi fumo una paglia la sera, un lusso che mi concedo quando sono particolarmente stanco per rilassarmi. Un blocco note e una matita. Borraccia. Quattro pacchetti di carne di cervo essiccata che ho preso qui in Svezia, sono quelli che mi sono rimasti, stasera me ne mangio uno. Tasca superiore, pantalone antiacqua, nel caso vogliate fare un'esperienza del genere non dovete avere dubbi, serve assolutamente, è obbligatorio. Io ero quasi in forza se prenderlo, pensate un po'. Ok, poi occhiali da sole, una saponetta, bustine di tè, zucchero, ho anche della coca che avevo preso in Perù. Tra l'altro ho perso il mio amatissimo cappellino peruviano lungo il percorso, che ho fatto tanta fatica per trovarlo ai mercati di Cusco, dove vendono un sacco di pacottaglia tarocca, invece quello era un bellissimo cappellino di lana di alpaca. L'ho perso, ahimè. Delusione tremenda. Caffè solubile per la mattina, questo qua mi dà la carica giusta, è veramente indispensabile per me, per la mia dipendenza da caffeina. Uno scatolino con dentro la torcia frontale per evitare che si accenda accidentalmente. Un pannellino solare di quelli che si aprono da 14 watt. Un altro power bank supplementare con altri pannelli solari. Un piccolo treppiede per GoPro, una custodia per la fotocamera, il fornellino, scusate il fornellino, il pentolino con cui faccio tutto, con dentro le posate pieghevoli, il fornellino, ho portato anche un acciarino nel caso servisse. Il bellissimo maglione con le renne che adesso indosserò subito. Il maglione, ho deciso di portare questo maglione al di là delle renne, un maglione di lana che tiene molto caldo, quindi utilissimo. Due bombolette del gas che ho acquistato qui in Svezia. Calze bagnate. Un Kindle per leggere. Un piumino, leggerissimo e fa molto calore, utilissimo, assolutamente da portare sempre. Maglia lunga in lana merinos, che utilizzo per dormire oppure l'ho usata per salire sul Kebnekaise. Altra maglia lunga in lana merinos, grandissima la lana merinos, utilissima. Calze sporche.
tre mutande, una calzamaglia con cui dormo, delle calze di lana con cui dormo, sono quelle che uso anche per l'alpinismo quando fa particolarmente freddo, un mini zainetto pieghevole, questo l'ho trovato utilissimo perché per salire al Kebnekaise piuttosto che a Tarfala ho messo la roba qua dentro, ho mollato la mia attrezzatura nella tenda piuttosto che abbandonata in giro e ho messo dentro il minimo indispensabile, guanti di lana cotta che non ho ancora usato ma li porto sempre quando ho paura di aver freddo perché questi qua sono veramente caldissimi, della carta igienica, quello che ne rimane perché questa qua è tutta distrutta, tra l'altro come faccio a campare questa carta igienica sarà dura, tutto il cibo consiste in questa borsa, sono tutte buste di cibo disidratato, cibo leggero, basta scaldare un po' d'acqua, aggiungerla, mescolare, aspettare qualche minuto e si mangia. Sono abbastanza buone, sono estremamente nutrienti, sono equilibrate, si può fare un conteggio delle calorie, io ho fatto un conteggio delle calorie stimato di circa 1800-1900 calorie che sono assolutamente insufficienti per me, dovrei stare penso sulle 2500 calorie. Poi ho comprato qualcos'altro qui in Svezia, tipo la carne essiccata, qualcos'altro che non mi ricordo, comunque per aumentare un pochino le calorie. In ogni caso, se dovessi proprio essere tirato lungo il percorso ai rifugi, si può comprare altro cibo essiccato, biscotti, roba del genere, quindi insomma non si muore di fame. Per adesso sto andando avanti così e insomma mi basta. Qua dentro poi ho frutta secca, barrette, frutta essiccata, cioccolato, tutta roba molto calorica. Tutte quelle cose che normalmente non dovreste mangiare a casa, qua si possono mangiare. Anzi, vanno mangiate perché comunque danno un apporto calorico importante, oltre che risollevare il morale, perché quando si ha fame dopo una lunga camminata anche mangiare delle cose cicciose è sicuramente piacevole. Basta, credo di aver fatto vedere tutto, quindi avete visto cosa c'è nello zaino. E niente, adesso sono le 5:20. Potrei raccogliere qualche mirtillo, potrei darmi una sciacquata e poi si cena. Questa sera la frutta c'è, così posso fornire un ulteriore apporto di vitamine. Bene, per oggi dalla Lapponia è tutto, ora mi infilerò un po' nel sacco a pelo cercando di stare un po' al caldo, a leggere qualcosa. È stata una giornata fantastica, speriamo che anche domani sia così. Quindi ci rivediamo domani, ciao!
Buongiorno qui dal campo base. Fa molto freddo stamattina. Sto preparando la colazione, oggi si va al rifugio di Salca, si passerà dal rifugio di Salca e poi proseguirò ancora qualche chilometro. Mi sono svegliato con le renne qua vicino proprio, forse anche troppo vicino perché avevo lasciato la saponetta vicino al torrente per lavarmi. La saponetta non c'è più, ci sono solo dei frammenti di sapone in giro, quindi probabilmente le amiche renne hanno deciso di mangiarmi la saponetta. Grazie. Prima di Salca è presente anche un bivacco da utilizzare in caso di emergenza. Adesso andiamo dentro a dare un'occhiata. Molto bello e molto accogliente anche, bello caldo. Ragazzi, fa caldo adesso, qua uno una mattina si sveglia incriccato dalla fatica del giorno prima, ibernato dal freddo, e poi esce un po' di sole e si stella dietro. Sono poco meno di 1,5 km da Salca. Paesaggio, questo tratto un pochino, secondo me un pochino meno interessante rispetto all'ultimo tratto che mi portava dalla Kebnekaise Fuel Station a Sinti. È un pochino più piatto, diciamo, bellissimo ugualmente perché è fantastico, spazi infiniti, colori incredibili. Diciamo che la parte più interessante sarà quella di Abisko. Quella sia la parte più incredibile. Non ho fatto neanche in tempo a finire di dire che il paesaggio era un po' monotono. Che mi trovo davanti, guardate che spettacolo di ghiacciaio. Bellissimo. E pensare che siamo sopra il circolo polare artico, quindi teoricamente alcune terre sono ricoperte di ghiaccio, tipo la Groenlandia ad esempio. Anche la Groenlandia è attraversata dal circolo polare artico. Come mai qui non c'è ghiaccio ovunque? Chissà perché. Saranno le scie chimiche? I poteri forti? La massoneria? No, da quanto ho letto è semplicemente l'influenza dell'oceano. La penisola scandinava è molto vicina all'oceano, quindi il clima è mitigato da questa presenza dell'oceano. E quindi il clima d'estate è relativamente mite, ed inverno freddo ma non eccessivamente, quindi le temperature al massimo possono andare fino a meno 15, meno 20 gradi sotto zero. Ecco la stazione di Salca Rifugi, io proseguirò ancora 5 km, spero di trovare altri posti belli come questo perché questa zona è veramente fantastica proprio, bellissimo, vorrei morire qui,
c'è un silenzio, una pace, questi specchi d'acqua con le montagne riflesse sembrano proprio da cartolina. Incredibile. Per oggi ho deciso di concludere qui. 14,5 km, quindi non ho fatto moltissima distanza, ma tanto ho ampiamente margine, quindi ho deciso di fermarmi in questo laghetto spettacolare e godermi anche questo sole, perché c'è un sole splendido, si sta da Dio adesso. C'è una temperatura ottimale, quindi voglio godermi anche un po' di relax. E domani dovrò superare il passo più alto di tutto il Kungsleden, che vabbè sono 1150 metri di altezza massima, quindi una quota abbastanza irrisoria rispetto al Kebnekaise. Comunque domani avrò un po' di salita e ho intenzione di fare qualche chilometro in più. Non so come saranno le previsioni, ero rimasto che domani forse dovrebbe esserci un pochino qualche peggioramento, forse potrei trovare anche un po' d'acqua. Con tutto questo vento mi si sono seccate completamente le labbra. Non so se riuscirò a muovere le labbra alla fine del trekking.
Good morning. Allora, questa è la prima notte che ho avuto veramente freddo. C'è anche da dire che sono stato sveglio un'oretta e mezza dalla mezzanotte per provare a vedere l'aurora boreale e finalmente ci sono riuscito. Ho visto l'aurora boreale. Probabilmente non era una di quelle aurore boreali fortissime, visibilissime, diciamo. Erano dei fasci di luce nel cielo che svanivano velocemente, si dissolvevano. Potevano sembrare quasi delle nubi che però svanivano velocissimamente. Dei fasci di luce sostanzialmente. Ed era una cosa molto suggestiva. Credo di essere riuscito a fare delle belle foto e questa è una cosa che mi dà soddisfazione, perché è uno dei miei piccoli sogni nel cassetto anche riuscire a fare le foto all'aurora boreale. L'unica cosa è che, essendo stato fuori tutto sto tempo a scattare e a congelarmi le mani, quando sono rientrato nella tenda ero congelato anch'io, mi sono infilato nel sacco pelo, ma ho avuto veramente molto freddo, la temperatura sicuramente era sotto lo zero e ho dormito col piumino. Dopo un po' di tempo sono riuscito a scaldarmi, a scaldare i vari strati e sono riuscito a prendere sonno, quindi alla fine mi sono addormentato. Infatti sono le 8, mi sono svegliato un po' più tardi del solito. Comunque bello, bella esperienza. Adesso preparo la colazione e poi si riparte e si fa. Oggi penso di fare qualche chilometro in più, il cielo è grigio, come la valle era di Topo Gigio, e fa freddo, quindi è una buona giornata per camminare senza sudare e scaldarsi. Just a perfect day. You makes me forget myself. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Quello è il passo di Tjalka. Come sul punto più alto di tutto il Kungsleden. Quindi se avrete voglia, tempo, soldi, ferie per fare tutti i 440 km del Kungsleden, questo sarà il punto più alto, poco sotto i 1200 metri. Quella alle mie spalle è la stazione di Tjakta. La prossima è 12 km. Io oggi penso di camminare finché ne avrò voglia, finché riesco, insomma. Volevo allungare un po' le distanze, fa freddissimo. Le montagne da questa parte hanno un non so che di andino, mi ricordano molto le montagne sudamericane, i colori, questo rosso. I prossimi due giorni saranno più leggeri, anche se 20 km non sono tanti, ma con lo zaino così pesante vi assicuro che sulle spalle si sentono tutti. Volevo appunto tenere i prossimi due giorni più leggeri, e il terzo giorno, che sarà venerdì, avrò il treno alle 4 e voglio essere nella zona di Abisko
in modo anche da da mangiare qualcosa lì a mezzogiorno, godermi anche un po' il parco lì, che è una zona molto bella. E niente, per stasera ho pensato, dato che c'è presenza di vento e non trovo spot particolarmente belli qui, pensavo di piazzarmi qui, coperto da questo masso che mi ripara dal vento che arriva in quella direzione. Infatti le nuvole stanno viaggiando tutte in questa direzione. Poi ho trovato anche un vecchio tronco, quindi posso anche tentare di accendere un fuoco se possibile. Adesso provo a vedere se mettere la tenda qua è fattibile. E ci sono un sacco di laghetti qui, è tutta una zona circondata di laghetti, quindi c'è acqua ovunque. Tutto sommato non è male, è un po' più, sembra un po' più ostile, un po' più selvaggia delle altre. Penso che sia impossibile pettinarmi. Un bel riportino. Comunque è martedì. Mancano 2 giorni pieni. Cielo è un po' preoccupante, devo dire. Ci sono delle nuvole cariche d'acqua che continuano a passare velocemente. Spero vivamente che questa notte non piova, o che tra poco non piova, perché potrebbe essere un duro colpo al morale. Comunque, dopo questa notte me ne restano altre 2. Ah, le labbra. Sono completamente devastate. Quando tornerò a casa vi mostrerò 15 anni in più. Per una sola settimana di campeggio in Lapponia.
morning. Finisco di bere la mia tazza di caffè per darmi un po' di carica e poi vado in direzione di Alesa Juar, non so come si pronunci, che è vista circa un paio di chilometri da qui, quindi sono molto vicino, e poi proseguirò verso Abisko Juar. Da Alesa Juar, da Abisko Juar sono 21 km. Non li farò tutti oggi, ne farò una quindicina, in modo da tenermi poi domani l'ultima tappa da una quindicina di chilometri che mi porterà ad avvicinarmi ad Abisko. Una buona giornata oggi, ventosa ma non particolarmente fredda, ho dormito bene. Sono a circa 8 km da Abisko Juar e guardate l'ultimo regalo, l'ultimo, il penultimo, perché questa sarà la mia penultima notte in tenda, anche se la considero un po', diciamo, l'ultima notte proprio into the wild, perché da domani sarò nella zona di Abisko, che è una zona molto turistica, quindi dovrò probabilmente anche pagare una quota per piazzare la tenda. Comunque guardate che spettacolo, l'arcobaleno. È tutto il giorno che tira un vento fortissimo, che fa crosci d'acqua, nebulizzata, ci sono le nuvole velocissime che vanno e vengono, però i colori sono meravigliosi. Ho piazzato qua la tenda, è una zona molto esposta al vento e arriva proprio dalla direzione del lago, però non avevo molta scelta per oggi. Quanto riguarda il discorso del campeggio in Svezia, in generale in tutta la penisola scandinava, c'è una specie, credo, di legge, che ha un nome impronunciabile che adesso io non ricordo, che praticamente consente il bivacco libero a tutti quanti. È una libertà, diciamo, prevista per legge da tempo immemore, a patto che non si rechino danni alle proprietà, quindi chiunque può pernottare con la tenda anche nella proprietà privata di qualcuno, basta che tenga una distanza di 300 metri e non rechi danni alla sua proprietà. Chiaramente ci sono anche qua alcune eccezioni, del tipo ci sono alcune proprietà in cui c'è da pagare una quota, ma comunque è garantito il libero campeggio a tutti. Stavo leggendo prima di partire che in Italia invece in alcune regioni hanno vietato il qualsiasi genere di bivacco, e questa cosa la reputo proprio un po' triste, soprattutto a chi piace fare certe cose, a chi si vuole avvicinare alla natura e
niente, mi fa pensare un po' al paragone tra due paesi. Insomma, la Svezia è un paese ricco che ha un reddito pro capite quasi il doppio di quello dell'Italia e ha il 60% della superficie ricoperta di foreste. Invece in Italia abbiamo un consumo record del suolo, c'è uno scarso interesse nei confronti dell'ambiente, nei confronti degli spazi liberi, diciamo, sicuramente. Sostanzialmente credo che da noi paghi molto di più la speculazione, diciamo, anche sulle nostre montagne. Infatti basta vedere come vengono deturpate e sfruttate anche certe montagne. Per me è una cosa, io non ho un modo di vedere le cose completamente differente da questo, quindi magari sono un po' radicale nella mia visione. Vabbè, questo è il mio pensiero. Comunque adesso mi preparo la mia penultima cena e poi si va a nanna. Good morning, penultimo giorno e ovviamente piove. La fortuna del penultimo giorno, piovuto non tutta notte ma quasi, e piove bene, tutto appannato, non si vede niente, quindi oggi farò qualche ripresa con la GoPro. Non smette. Sono già ...9:20. Aspetta ancora un po'. Sono le 10 passate. Come dicono gli inglesi, train cats and dogs. Piovono gatti e cani. Niente da fare. L'unica soluzione è trovare il coraggio. Quindi giacca Gore-Tex, pantaloni antiacqua. La ritiro tutto e si parte comunque. Questa credo che sia la situazione di disagio più assoluto che si possa vivere in un'esperienza del genere. E tirare la tenda fradicia. Oggi è veramente una pessima giornata. Sono molto nervoso anche. Questa pioggia, questa umidità mi dà veramente in testa. Il percorso è tutto così roccioso, un po' scivoloso. Mi annoia. Non posso godere appieno dei paesaggi. Vedo lì in fondo i primi alberi. Quindi probabilmente mi sto avvicinando alla zona di Abisco. Le mangiatrici di saponette. Eccoci ai confini del Parco Nazionale di Abisco. Come vi dicevo, si possono mettere le tende solo nei posti designati. Questa è la cartina del parco. Io sono qui. Qui c'è il rifugio e qui si può mettere. Altrimenti qui mi pare e qui. Quindi io passerò il lago domani, voglio tenermi proprio la minima distanza e magari stare lì nei dintorni, far foto e video se il tempo è buono, quindi adesso vedrò. Da questa parte Abisco Jaur, il rifugio. Io invece vado verso Abisco Tourist Station, 12 km. Mi trovo
mi trovo su un promontorio circa 5-6 km da Bisco. Sto cercando la zona dove posso campeggiare e qui siamo tornati ufficialmente nella civiltà perché ho ricevuto il primo segnale telefonico. Sono stato un po' di giorni completamente disconnesso. Sono a Nissan-yok. Questa è una delle tre aree dove è consentito il campeggio qui ad Abisco. Non so se ci sarà da pagare una quota, ma non credo perché non c'è nessuno. Quindi pernotterò qui per la mia ultima notte. È un posto molto bello, sul fiume, arrivo al fiume, attrezzato, ci sono vari sgabelli in pietra, diciamo, più anche delle zone dove poter accendere il fuoco. Possiamo osservare anche qui in Svezia la miriade di coglioni che strappano la corteccia di betulla dalle piante vive ovunque qui, questa zona di campeggio, per accendere il fuoco, rovinando così gli alberi. La corteccia è la loro pelle, così sono molto più soggetti a infezioni e malattie e micosi. Ho preparato un po' di truciolo, corteccia di betulla e legnetti, così proverò ad accendere questa stufetta e vedere di asciugarmi un po'. Stanotte notte da barbone vero. Sono arrivate anche delle ragazze francesi qui che iniziano il loro trekking. Buongiorno, ora ritiro tutto e parto verso Abisco. Mancano 5 km e finalmente ad Abisco potrò abbuffarmi di ogni tipo di cibo. Bene, qui ad Abisco si conclude la mia 8 giorni, 8 notti di trekking in autonomia. Sono riuscito a far tutto facendomi bastare quello che avevo. Sono soddisfatto, sono contento perché è stato un bellissimo viaggio. Ripeto, una cosa assolutamente fattibilissima per tutti, quindi vi consiglio di farla come esperienza. La natura è pazzesca. Adesso siamo tornati in mezzo alla civiltà, come potete sentire. Si è rotta un po' la magia, insomma. Comunque, se il video vi è piaciuto, questa serie di video vi è piaciuta, vi invito ad iscrivervi al canale, a fare tutto ciò che è in vostro potere per far sì che il canale cresca. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!